Edizione del Bugianen dell'anno, Angelica Liotine, responsabile della CGIL del Canavese. Siamo qua oggi per un'importante giornata che tutti gli anni, appunto, per il sesto anno consecutivo dà un premio speciale. Sì, quest'anno abbiamo dato il riconoscimento del Bugianen all'Associazione Nazionale Alpini, però della sezione di Ivrea, e non solo, e anche tutte le sezioni degli alpini dell'Alto Canavese, quindi che fanno capo Ivrea. Perché questo Bugianen? Questo Bugianen perché gli alpini, che è un corpo militare sicuramente, ma noi lo diamo perché è una parte della nostra società. L'alpino è riconosciuto come un uomo, una persona che investe sul territorio in beneficenza, in volontariato, in aiuti umanitari, soprattutto attraverso le calamità naturali. Sono sempre presenti a fianco della nostra protezione civile e quindi li sentiamo vicino a noi. Non solo, gli alpini rispetto agli altri corpi militari li sentiamo ancora più vicini a noi, perché l'alpino era un soldato di montagna e all'epoca della guerra venivano reclutati tutti quelli che erano gli uomini delle vallate ai piedi delle nostre Alpi, quindi li sentiamo vicino a noi, perché quando andiamo a fare un riconoscimento, quando c'è una celebrazione, una commemorazione, nelle loro lapidi vediamo scritti i cognomi che conosciamo, i nostri cognomi canavesani, quindi sono parte della nostra tradizione. Il Bugianen è un'iniziativa spettacolare dello SPCGL Alto Canavese, che in collaborazione con la CGL Alto Canavese, il territorio, fa ogni anno, e lo riconosce a personaggi che hanno fatto comunque la storia del nostro paese e della nostra organizzazione, a istituzioni come la Croce Rossa, come la Mastro Pietro con Don Ciotti quando è stato anni passati, come le società operaie che hanno fatto la loro storia. Quest'anno l'abbiamo voluto dare agli alpini, perché gli alpini, ripetiamo, non tanto per il fatto che siano dei militari, quanto per il loro impegno sociale che hanno nel territorio, la loro grande umanità. Elio Lucco, segretario della SPCGL Alto Canavese, abbiamo appunto detto che è la stessa edizione del Bugianen donato quest'anno agli alpini. Se ci vuoi spiegare maggiormente il perché, perché al gruppo alpini e a chi andrà questo riconoscimento. Allora, il perché al gruppo alpini è perché comunque i concetti fondamentali degli alpini sono concetti che anche noi tutti i giorni perseguitiamo, che sono la solidarietà, no? In primis, no? E l'aiuto verso tutte le altre persone, poi se vogliamo andare più in alto anche la pace, no? E loro, no, fondano proprio le loro radici in queste valli di montagna, no? Per cui abbiamo pensato che la quotidianità, no, che loro svolgono con le scuole, con i comuni, siano anche sotto un certo profilo un aiuto per far vivere queste piccole comunità che abbiamo in questo territorio. Noi poi, proprio per questo motivo, abbiamo in qualche modo, no, pensato tutti gli anni di dare questo premio, no, quest'anno agli alpini, ma gli altri anni, no, l'abbiamo dato comunque a delle persone singole, a delle altre associazioni, no, proprio perché comunque noi pensiamo che in un territorio come il nostro sia utile fare quella sinergia, no, tra tutti quelli che lavorano sul sociale.
oggi in questa giornata anche il coro degli alpini, il coro Ana di Ivrea e le sezioni e dei gruppi alpini che fanno parte della sezione di Ivrea. Noi diamo questo premio, il Bujanen dell'anno, alla sezione di Ivrea degli Alpini, ma poi proprio perché viviamo in questo territorio, nell'Alto Canavese, daremo un riconoscimento anche ai gruppi, no, che ci sono, no, qui sul nostro territorio, sono ben 18 questi gruppi e che costantemente lavorano a gomito, come ho già detto prima, con la nostra comunità. Sui nostri monti, sui nostri monti.